concordo, no, assolutamente, perché questo è l'unico workshop al mondo che faccio, perché proprio non ce ne sono altri, perché se no non sarebbe stato il caso che ci sono università che mi chiamano in tutto il mondo per farlo. Non esistono assolutamente, ho confermato, workshop al mondo di viral videos. C'è gente che ha fatto delle cose, ma sono, direi, quasi patetiche, nel senso che dicono, ah, giri con la camerina. No, io quello che spiego è veramente come creare una strategia, una creatività strategica, analizzando i dati e le tendenze dell'internet, creare quindi un prodotto che anticipi i gusti e i desideri del pubblico, degli utenti, e poi distribuirlo con un seeding che io chiamo seeding organico, perché proprio a quelli che sono i moltiplicatori leader, e poi anche un seeding quantitativo, perché se tu fai un bellissimo virale e nessuno lo conosce, nessuno lo vede, non si moltiplica, bisogna fare una cosa che si chiama ignite, cioè l'accensione del virale stesso. E il fatto che tempo fa era più facile, perché c'erano meno virali, c'erano meno video su YouTube, e in questo momento, con la massa di ore di video di cui si fa l'upload ogni giorno, e tra l'altro anche con il fatto della geolocalizzazione, per cui se io faccio l'upload di un video a Reggio Emilia è più facile che venga visto da gente che è qui vicino, controllando l'IP della persona, è più difficile avere, diciamo, una moltiplicazione virale immediata, a meno che tu non faccia, diciamo, un minimo di strategia utilizzando i social networks, Facebook, Twitter, maggior parte, e poi tantissimi altri come VKontakte in Russia, QQ come si dice in Cina, o Orkut in Brasile, che è del gruppo Google, però è più utilizzato in Brasile. Per cui, insomma, bisogna proprio fare una strategia. Se voglio fare un virale che si vede in Brasile, utilizzerò delle tecniche che sono diverse rispetto a un virale visto in Italia o in Spagna, dove ad esempio Twitter è utilizzatissimo, cosa che in Italia non è molto utilizzata, ad esempio. Cioè in Spagna con Twitter, boom, fai un ignite, si dice, che è molto molto rapido, e con moltiplicatori leader, cioè persone che hanno anche 100.000 followers. Ad esempio un caso di tantissimi followers in Italia è Beppe Severgnini del Corriere della Sera, penso, che ha tantissimi followers, per cui automaticamente, se riesco a far arrivare in Twitter un mio video che parla di italiani all'estero in maniera simpatica, a Beppe Severgnini gli piace, lui lo riposterà sul suo tweet, fa un retweet, e lì vi posso assicurare che almeno 10-20 mila visioni tu nell'arco di 4 ore potete avere.